ha avuto questo detto un personaggio importante a Canale, l'avvocato Marco Bonna, che ha focalizzato tutta la questione della riforma del fiore su quello che è il contenitore. Fondamentalmente Castiglione rispetto a Lombardo voleva un sistema di rifiuti che avrebbe delegato tutte le competenze delle province. La contaminazione di area vasta, dice lui, la questione che le famose OASI, le famose centri di raccolta, queste cose impossibili da realizzare in tutto il territorio, ci doveva pensare Castiglione a livello provinciale e organizzato. Questo disegno di legge chiaramente all'asse è stato affossato dietro dall'opposizione. Io non lo condanno alla provincia perché ho osservato come la discussione che aveva al solito sul contenitore, alla stregua dei ragionamenti che aveva fatto un attimo prima, perché voleva trasformare gli altri in superato. Ricordate dove era e ce l'hanno fatta, perché poi torniamo all'inizio per l'ultima riforma. Dentro il superato, la parte individuale anche gli inceneritori, ci fu tutta una battaglia sul territorio del Paternese in particolare, su questa vicenda, e Lombardo viene considerato di rottura rispetto a Cuffaro su questa vicenda dell'incendio. Poi si sono capiti dove si erano spostati sulla questione ambientale a cui interessi della politica. Anche in questa città dove mettono i pannelli solari all'industriale non li collegano. Visioni diverse, affari sempre gli stessi in termini di riferimenti, di referenti e anche di parenti che creano la società. Comunque, detto questo, passa il momento della questione del superato, passa il momento e si va verso la riforma dell'anno. Sergio Fontana per la prima volta dice che siamo un guidatore, ma non ce ne siamo ancora per CA, non per colpa di Sergio Fontana, per colpa dell'avvocato Terozzo dell'amministrazione, che proprio nell'agosto del 2011, quando si sapeva che si entrava in massa di liquidazione, ha cambiato il CDA. E che ci stanno i CDA, io non lo ricordo, candidato sinceramente, ma Giuseppe Crischetto che entrava in quel periodo era uno dei primi che non eletti, e se andiamo a guardare tutte le strutture, dall'AMO alla SOGIO, il metodo è lo stesso, la politica, piazza, i primi non eletti, delle strutture vanno istituzionali. Perché in quello che è una questione morale, io lo definisco il sottoordinamento dei partiti di una certa fotografia delle istituzioni. Questo sistema, per quanto scorretto dal punto di vista politico, doveva funzionare in un territorio come questo, dove i monopoli sono l'ordine del giorno, dove gli uomini rispondono a quelli che sono gli input dell'amministrazione, credo che doveva funzionare. Non ha funzionato assolutamente niente. Si sono riproposte una serie di campagne che addirittura che ha fatto anche delle risorse di cervello, e alla fine è stata promossa dall'assessore provinciale, però la differenza è questa qua. Se io ricordo, mi aiuterà il 1991, sono uscito sindaco, le campagne di Vettolo Cirato, una campagna girata con Interbella che arrivò dappertutto, in tutte le case, poi si scoprì che quel vero finiva nelle stesse scale, eccetera. Però sulle campagne la politica ha investito, facendo dei siti, stampando manifeste, cercando 6x3, facendo pubblicità, facendo uffici stampa. E questo lo dico perché a Cerniente, per quanto riguarda la provincia, questo non ha partecipato. Io ho avuto l'onore di vedere il bilancio dei cedimenti fino a 2008, ma la provincia non è quella più. Nel 2009 abbiamo trovato un bilancio di 150.000 euro, un po' da parte, quindi un livello di 1,5 milioni sulla provincia di 500 di poco. E quando abbiamo chiesto perché c'è potere fuori bilancio, abbiamo capito che si erano creati uffici stampa, eccetera. Io non vorrei che si continui su questa strada, perché le campagne che finanziano una serie di danni, televisione, uffici stampa, eccetera, eccetera, spero che non abbiano l'effetto di una città in cui troppo spesso si proclama in TV e poi basta passare un giro per vedere quello che succede. Tutto questo si deve superare in qualche modo. La regione cosa ha fatto? Doveva creare una struttura all'SRR, ma non andava all'SRR, perché è una struttura che, come dato lì, ogni comune ha una quota, la città dovrebbe avere si fa sempre il solito ragionamento delle strutture, non si incide sul merito della questione. Ora si passerà di altro 18 anziché di 7, quindi probabilmente ci danno già la forza, perché la regione cioè, si può continuare così, non credo. E allora che succede? Che c'è il territorio che si organizza con i Biancalini?
basta partire per arrivare al 30%, in un modo o in un altro. Fino al 30 ci arrivi, poi cominciamo la necessità del porta a porta per la intolleranza. Adesso c'è anche se iniziamo. Alla seconda corsa si comincia, io vorrei che ciò che non viene buttato tra, diciamo, il primo differenziato della seconda corsa si rischia di cessare intorno. Tolgono i cassonetti lì e la gente si sposta in un territorio dove ha fatto bene, può fare l'esempio di equivalenza, perché era un esempio come su quel territorio sono tante le realtà. Garantisco che da lunedì vinciamo le elezioni a Paragoni e in 6 mesi porteremo al 20% anche lì la questione della differenza. Perché si può fare? Il problema è quello che accade al corpo. E allora il ruolo dell'altro dovrebbe essere un ruolo diverso. Sicuramente i ministri liquidatori hanno pochi margini di mano. Sulla questione economica è vero, le regole di spesa sono quelle che sono. Però io dico sempre, una tonnellata di cartone per le fiscali costa 100 euro. Una tonnellata di cartone da dottore guadagna la differenza sono 200 euro, si alimenta da sé il sistema. Io faccio politica, quindi molto spesso mi guardo allo specchio, ma devo fare sempre gli altri, io faccio così. Se ci affrontiamo un nuovo sabato ci siamo incrociati. Io ho provato a calarmi nei panni di chi vuole fare una cosa concreta. Ho lasciato un girato in Sicilia, ho visto che le realtà che funzionano, ho lasciato una pensione dell'amministrazione. E ho cercato, non mi piace la parola di territorio, di buttare in questa piazza, non ho avuto risposta. Io non so se una questione di punto quello che dice eccetera, però è chiaro che gli strumenti ci sono, e sono diversi, sono tanti, e sono quelli per cui, ripeto, una tonnellata di cartone fa guadagnare 220 euro. Qualcosa in più si può fare. Siccome sono anche sicuroso che in questa città dovremmo cominciare a ragionare in termini di mappatura, vuol dire che sono gli interessi e le questioni che sono. Io negli anni ho imparato che in questa città, così come nel settore dei rifiuti, l'importante era arrivare agli scali. Io ho cercato di capire chi in questa città deteneva il monopolio delle scali o qualcosa di simile. E chiaramente c'è che fa. A distanza di anni mi riferisco a Monaco, in particolare, anche in Italia, con il presidente Lombardo, per lui che la provincia stava in Italia. Però mi viene anche una cosa fuori del privato, perché va riconosciuto. Se prima vedevo un interesse economico che finalizzava il tipo di politica, oggi Monaco è il ministro degli istituti del territorio che si ricompete, perché era un'altra parte del progetto di compostaggio. Facciamo subito le convenzioni, questo piano di compostaggio. Cerchiamo di investire immediatamente rispetto a un imprenditore che fa una cosa, che quando aveva Zaccarazzo lasciano stare tutto quello che è successo. Quando qualcuno si ricompete va anche, diciamo, riconosciuto questo. E siccome vorrei che gli esempi fossero tanti, come a Catania alla fine degli anni 90, anziché fare gli scicli, si è riconvertito un tipo di mondo legale, come si chiama anche le volte del Papa, di strutture che io credo che questa città dovrebbe riconvertire tutto il mondo di essa. Dovrebbe pensare appunto che andare in discarica fino ad oggi, tra l'altro fino a 3 anni fa era 80 euro la tonnellata, adesso siccome ci sono i costi ambientali, si è 120, e si arriverà sempre di più quando si capirà che i costi ambientali sono sostenibili, sono sempre maggiori. Mi auguro che un punto diverso da parte dell'amministrazione non cambia di strada complessiva, perché quella è la legislazione di un'ordinanza che può fare un scelto, cioè quello delle poche forze. Il secchietto dopo le 6 non abbiamo fatto nulla. Non vorrei che si paghi in qualche gruppetto dei soldi, senza parte pubblici, per organizzare il controllo della persona. Qua bisogna ripartire, secondo me, dal fatto che la consegna delle persone con le schiere, le sacchette colorate, con le cellulari, ha fatto un ragionamento completamente diverso che implichi poi il fatto che le stesse somme sono state spese per queste realtà. Io non lo so da chi la paga. Dalla provincia, quello che potrò vedere, detto, ma sicuramente è in fondo alla città. Perché, ripeto, vedo che si dice sempre che non ci sono somme. Tocco una materia che in un modo o in un altro si autofinanzia e che porta un fine da sé. Che quando si compra il collegio dei mesi è per trovare affitto e il flusso dei mondi. Quando si può fare solo sui rifiuti, non si può fare. Mi auguro che si possa fare anche da parte del mondo della associazione, perché in questi anni ci sta più maggio del tipo sempre. Perché gli dico, voi in questa città avete meglio di rappresentare l'unione pubblica che fino al 2030 c'è.
Spirito di Cristo lo stesso. Siccome nella comunicazione, nella gestione della comunicazione, so che il colosso è enorme, sono le istituzioni, non vale solo per il colosso, per quello che c'è in generale, vale su tutta la provincia di Catania, e quotidianamente riscontro con questo sistema. So che la parte di difficile, quando si apre una fede ci si avvicina, poi si resta chiusa, si sparisce da quello che è il bene comune e il bene comune. E quando vengono annunciate le giovani generazioni che stanno creando la nuova nuovissima, come non c'è stata in questa città, credo che sia una risposta. Ma quando divento sotto il simbolo, sotto il patrocinio del comune, perché credo che bisognerebbe pretendere non queste conferenze, ma i bilanci partecipativi. Noi vorremmo vedere quando è stato speso per quello che abbiamo, quando si potrà spendere per il secchietto, per le compostiere, e possibilmente avere l'opportunità di dire, anziché spendere così, spendiamo in un altro modo. Questa è la democrazia, cos'è? La redazione viene dopo, perché se tu fai partecipare a una il sacchetto l'ho avuto per farlo. Se tu mi mandi quello a reprimermi che ha una divisa che non è una divisa ma che è una pecorina arancione, probabilmente mi porterai a portare il sacchetto.